Rieccoci in diretta, Focus TG, subito la parola al governatore del Veneto Luca Zaia, che ha puntato i riflettori sulle calde questioni di autonomia e pedemontana. Il premier Giuseppe Conte tenterà di ricucire lo strappo della scorsa settimana tra ministri pentastellati e leghisti nel nuovo vertice sull'autonomia convocato per venerdì alle 13. Il rischio però più che concreto è che anche questa volta, l'ennesima, si concluda tutto in un nulla di fatto. Il Movimento 5 Stelle infatti non molla e resta fermo sulla propria posizione imponendo i suoi paletti. Qualche giorno fa il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il pentastellato Stefano Buffagni, aveva dichiarato: secondo me il Veneto ha fatto delle richieste sopra di menzionate rispetto alla realtà e alla fattibilità. Sulla stessa linea il ministro per il Mezzogiorno, Barbara Lezzi, che stamane ha detto: secondo il dettato costituzionale le proposte di autonomia differenziata di Lombardia e Veneto sono impraticabili. Posizioni alle quali il governatore Zaia replica così. Chi dice ste robe non ha mai studiato, del resto io a scuola avevo dei compagni di classe che leggevano il Bignami, li trovo ancora in giro adesso che sono da Bignami. Intanto sul tema è intervenuto anche il presidente della Camera, Roberto Fico. Solo il Parlamento può decidere, dice, sarò inflessibile, dovrà passare tutto in un percorso serio. Venerdì sarà una giornata ulteriormente importante, sottolinea Zaia, per la partita sull'autonomia che ormai è diventato come un conclave. A forza di fumate nere ne vedremo una di bianca prima o poi. Poi si tratterà di decidere se si firma o no. Però in questo momento vedo di buon grado il fatto che il Presidente del Consiglio abbia avvocato a sé la pratica. Mi fa dire ai veneti che quello che era un'utopia 2 anni fa, oggi è agenda del governo e centrale nella discussione in questo Paese. Il governatore ha parlato di autonomia a Padova, dove ha presentato l'azienda Zero nel pomeriggio, poi è tornato in Regione per il Consiglio straordinario sulla pedemontana, convocato dopo l'ordinanza di 10 giorni fa della Procura della Repubblica di Vicenza per il sequestro del cantiere della Galleria di Malo. Da più parti si era chiesta una presa di posizione della Regione e dello stesso Zaia. Abbiamo fiducia nella Procura, ha spiegato il governatore, abbiamo 94 chilometri di strada che stanno procedendo verso l'obiettivo del 2020, resteranno sospesi solo i 7 chilometri di Galleria di Malo. Abbiamo fatto quello che bisognava sempre fare, però quando leggo che qualcuno dice che devo costituirmi parte civile, molto probabilmente qualcuno deve andare a studiarsi a giurisprudenza. Perché dice questo? Perché la costituzione di parte civile è una roba che non c'entra niente con la parte offesa. Noi possiamo costituirci come parte offesa, che è un'altra roba. Oggi dunque l'inaugurazione della nuova azienda Zero a Padova, ha partecipato, abbiamo sentito nel servizio appena trasmesso, anche il governatore del Veneto Luca Zaia, una ristrutturazione da 3.600.000 euro. Si chiama azienda Zero, Zero come se fosse un punto di partenza, e infatti attorno alla Casa Rossa di Via Avanzo a Padova ruoterà una buona parte della sanità veneta. Saranno controllati da questi uffici infatti 55.000 addetti, 68 ospedali, gare d'appalto e concorsi gestiti tutti insieme per realizzare economie di scala e risparmi nell'ordine dei 50-60 milioni di euro all'anno. La holding del sistema sanitario veneto, quella che gestisce tutte le gare d'appalto, la selezione del personale, gli avvisi di gara del personale, i contenziosi, tutta la parte amministrativa burocratica del sistema sanitario veneto. Quindi mettere qui la sede del sistema amministrativo burocratico, del sistema amministrativo burocratico veneto, vuol dire anche dare nuova vita a quest'area e consegnarla ai padovani. La dotazione di personale di azienda Zero è di 318 addetti, attualmente ne risultano in servizio 189, gli altri, se non si troveranno tra le risorse interne, verranno assunti con i prossimi concorsi. Casa Rossa è sempre stata una sede dell'ULS padovana, un simbolo che si trova tra l'altro in una delle zone di degrado cittadine, proprio dietro la stazione. Anche da parte nostra c'è anche l'idea di rivitalizzare questa zona qua, con parcheggi, alberature, renderla un po' piacevole. Adesso che la ferrovia hanno aperto anche il sottopasso, è una zona che ha un po' di degrado, ma in questo caso qua migliora sicuramente la situazione con la Casa Rossa, l'azienda Zero, per cui ben venga questa iniziativa. Padova, d'altronde, sotto l'aspetto logistico è la capitale del Veneto e lo dimostra ancora un'altra volta. Fino ad oggi azienda Zero aveva gli uffici in passaggio Gaudenzio, praticamente all'incrocio tra Corso del Popolo e Via Trieste, uffici che rimarranno e dove verrà trasferito personale dalle sedi di Venezia e Verona. Nella Casa Rossa si gestiranno tra l'altro i rischi clinici, i rapporti sulle epidemie, le attività assistenziali sanitarie e sociosanitarie e le ispezioni. Sarà per 150-200 persone, però è comunque il cuore, no? L'indotto delle persone
di chi ovviamente si deve avvicinare al sistema sanitario è grandissimo. Pensiamo solo che su oggi ci sono fuori più di 200 concorsi di assunzione, pensiamo solo che amministra qualche miliardo di euro di acquisti per il sistema sanitario, quindi l'indotto è molto grande. Emergenza lupi sull'Altopiano e sul Monte Grappa, e allora la Coldiretti chiede al governo interventi concreti. Intanto pensate, la Corte Costituzionale ha dato ragione alle province autonome di Trento e Bolzano in merito all'uccisione dei predatori. Ormai è emergenza, le continue predazioni dei lupi sulle nostre montagne stanno davvero gettando nel panico allevatori e malghesi, tutti coloro che lavorano e vivono sulla montagna e che sono fondamentali per la sua sopravvivenza. Un grido d'allarme lanciato in tante occasioni, troppe, anche attraverso le nostre telecamere, che però pare venire smorzato da Roma, come denuncia il presidente della Coldiretti, Martino Cerantola. Altopianesi, malghesi, aziende agricole all'esasperazione per il problema lupo. In grave difficoltà, dobbiamo dare subito e urgentemente delle risposte. Non è più sufficiente l'accordo di programma fatto tra Regione, Coldiretti e i vari comuni, c'è bisogno di una risposta da parte del Ministero. Tra l'altro fresca la notizia che la Corte Costituzionale ha dato, dopo corsi e ricorsi, ragione alle province autonome di Trento e Bolzano relativamente all'autorizzazione ai presidenti di provincia ad adottare provvedimenti riguardanti, si legge, il prelievo, la cattura e l'eventuale uccisione di orsi e lupi quando ricorrano le condizioni previste dalla normativa di derivazione europea in materia di conservazione degli habitat naturali. Questo potere, prosegue la Corte Costituzionale, è diretto a prevenire danni gravi alle colture, all'allevamento e a garantire la sicurezza pubblica quando non esista altra soluzione valida. Insomma, via libera in casi estremi di pericolo ed emergenza all'uccisione dei predatori. Un passaggio che crea un importante precedente. Cerantola esige infatti un impegno dal governo. Una risposta urgente, chiesta già da molto tempo, ma che tarda ad arrivare. Altrimenti avremo l'abbandono delle maglie da parte dei nostri allevatori. Ed in ginocchio anche il comparto agricolo padovano, si è perso l'80% del prodotto. No antenne! No antenne! Antenne uguale morte. A Burano continua la protesta contro l'installazione di nuovi ripetitori telefonici. Striscioni appesi ai manufatti e sui balconi delle case per dire no. Tra pochi giorni infatti si inizierà e i residenti non ci stanno. L'obiettivo, dicono, è picchettare almeno fino a giovedì, impedendo l'accesso alla torre e agli operai, dove dovrebbe sorgere il ripetitore. Fino ad allora continuano "dobbiamo batterci". Questa storia non è trasparente e il comune ha deciso senza nemmeno rendere noti i dettagli, che noi vogliamo. Vogliamo essere messi al corrente prima dell'installazione, vogliamo sapere cosa ci mettono sulla testa e su quella dei nostri bambini. Vogliamo trasparenza, prima di ogni decisione presa dall'alto. I cittadini rivendicano dunque il diritto di essere messi al corrente, proprio come hanno fatto qualche settimana fa gli abitanti di quartiere Pertini a Mestre per lo stesso identico motivo. Qui c'è un vivaio di piante, sono state tolte le piante, è stato inserito quel po' di ripetitore che ho alle spalle. Ne abbiamo anche degli altri. E vorremmo in qualche maniera che ci spiegassero intanto se questi comportano danni alla salute. Ecco, questo servizio ovviamente è relativo alla protesta in merito alle antenne a Burano nel Veneziano. Adesso invece andiamo a vedere un po' la situazione disastrosa dell'agricoltura nel Padovano. Prima la siccità, poi un maggio da dimenticare e ora la grandine. Non c'è pace per l'agricoltura padovana flagellata dal meteo. Le ultime grandinate hanno causato ulteriori danni a vigneti, ortofrutta e mais e c'è il rischio concreto che un terzo della produzione provinciale vada in fumo. Abbiamo avuto un periodo molto siccitoso, poi abbiamo avuto un periodo molto piovoso e quindi creando problemi di asfissia, problemi anche di coltivazione, poi adesso è arrivata la grandine, quindi è una situazione difficilissima, pericolosissima per il mondo agricolo, il quale sta soffrendo in maniera particolare per le proprie produzioni e per la propria qualità dei propri prodotti. L'unica soluzione per i coltivatori è l'adesione a polizze assicurative, ma l'associazione di categoria chiede l'attivazione dello stato di calamità. Oggi abbiamo interpellato la VEPA per i controlli e per la delimitazione delle aree per chiedere lo stato di calamità, perché l'unico strumento oggi che l'agricoltura può fare. Noi
però siamo propensi nella modifica delle norme comunitarie, nelle norme anche nazionali, per dare la possibilità agli agricoltori di farsi le proprie assicurazioni e quindi avere le agevolazioni assicurative. E non c'è solo il tempo a tenere in apprensione gli agricoltori padovani, perché un'altra piaga incombe da tempo sul settore. Ci mettiamo anche un'altra peste che sta travolgendo le nostre aziende frutticole, più di 600 ettari, ricordo a Padova per quanto riguarda pere e mele, si chiama cimice asiatica. Molte aziende oggi sono in grosse difficoltà per gli attacchi di questa peste, perché io la chiamo questo è il nome suo, e oggi queste aziende sostanzialmente, soprattutto quelle biologiche che non hanno la possibilità di utilizzare prodotti convenzionali, vedono la perdita di oltre l'80% della propria produzione. Censimento dei campi nomadi, ne parliamo tra pochissimo dopo la pausa.